Buongiorno, io mi sto preparando già la mia colazione, poi pronta per incominciare questo weekend. Dunque, sono un po' ancora intasata, però ho trovato tipo delle bustine, tipo solo tre, però proveremo, che avevo per quando mi ero un po' intasata, forse l'anno scorso. Spero che non siano scadute, ma mi sembra che avevo controllato prima di portarle qua. Quindi magari faccio 3 giorni così, giusto che magari mi aiuta un po', però ho sentito mia mamma, anche loro sono tipo tutti intasati così. E niente, allora mi sono preparata al volo, ho fatto 2 cose in casa e sto andando a fare la spesa. Allora, ieri sera stavo valutando un po' in che supermercato andare, perché vorrei provare prima o poi l'Eurospin, che secondo me vale la pena. E poi c'è anche il Famila qui. Mi sa che stamattina però vado al Famila perché ho il desiderio di farmi una pizza e Dani ovviamente mi ha detto che la pizza surge non è una pizza e quindi mi ha dato tutte le dritte per farla io. Non so cosa uscirà, però mi sa che la faccio domani, così faccio un po' più con calma, anche perché oggi è una bella giornata e domani un po' meno, quindi mi sa che oggi ne approfitto per farmi un giretto. Niente, quindi vado al Famila perché sono sicura di trovare le cose che mi servono e poi magari le prossime volte provo ad andare all'Eurospin. Quindi, let's go. Allora, spesa finita, esperienza bruttissima al Famila, a parte che carissimo, e avevo la tessera delle mie zone e quando sono arrivata in cassa non le passava e faccio, non so, magari perché è della Lombardia, ah se sì, allora non funziona. Cioè, la prima volta che mi capita che una tessera di un supermercato non prende in altri supermercati, cioè in altre zone. E cioè, se Famila è Famila, come la Conad mi prende in Veneto, Lombardia e tutto quanto. Ma vabbè. Quindi, oltre che già costava tutto tanto, le poche cose che ho trovato in offerta non mi sono pure passate con la promozione. Quindi, esperienza da cancellare. Tra l'altro ci ho messo tantissimo, cioè è mezzogiorno, sono entrata alle 10:30. Cioè la roba del frigo ormai sarà già cotta, quindi corro a casa, metto tutto in frigo e poi vi racconto. Ah no, mi sono anche dimenticata di dirvi, commessa maleducatissima, ad aggiungere all'esperienza. Allora, vediamo che cosa ho preso. Vabbè, questo è un profumatore per la camera, cannella arancia, che vabbè, lo volevo. Yogurt greco, pomodorini di datterino, questo è il dischetto di cotone per struccarmi, l'olivetta giasche perché farò la torta salata, vabbè, la chiappa colore. Ho preso queste fette biscottate ai cereali, latte, noci, dei cracker, mandorle, cioccolato fondente, la mozzarella per la pizza, banane, la feta, ho trovato questa qua, non l'avevo mai vista, che così mi faccio direttamente la mezza porzione, il lievito per la pizza, un po' d'uva. La torta salata, le zucchine più care della storia, cioè di solito pago la metà, letteralmente, un'altra mozzarella, il formaggio pasta filata, insomma, per la torta salata, gnocchi, salmone, fazzoletti, farina caputo e poi ho trovato questo e mi ispira un sacco perché è tipo grosso. Dovrei farmi una fetta di pane con il salmone. Formaggio grattugiato, fazzoletti, guardate che carini da scrivania e poi delle mele. E la cocca per la pizza, insomma, non so se la. No, ormai stasera non la faccio più. Niente, tutta questa spesa ho speso un botto, 66 euro, cioè una fucilata. Quindi basta, settimana prossima vado all'Eurospin oppure torno alla Conad, che tanto in teoria adesso per un po' di roba di proteine dovrei essere a posto perché ho anche un po' di roba congelata e mi devo solo prendere la roba fresca. In teoria anche oggi, però. Ora ritiro tutto e poi preparo il pranzo. Allora, ho sistemato la spesa e ho sistemato anche la dispensa. Vi faccio poi vedere che adesso è pronto il pranzo. Tutto carino, molto bello e organizzato. E sappiate che insomma questa settimana mi impegnerò a fare dei pasti un pochino più equilibrati e sani. Quindi ho evitato di prendere tutte delle cose buonissime. Farò un po' la brava, però ho preso le noci, le mandorle, mi sono presa lo yogurt greco, insomma un po' di cosine.
quindi, vabbè, per la colazione, poi per i pranzi pian piano ci arriviamo, però anche per gli spuntini, ho preso un po' di frutta, ho preso dei cracker, ce la possiamo fare. Niente, il mio pranzo però è tristissimo, ovvero gli gnocchi al ragù, con ragù ovviamente già pronto, perché... Niente, oggi questa spesa mi ha un po' destabilizzata, mi sento un po' tutta in una bolla perché sono tutta raffreddata, quindi non ce la posso fare, per cui un pranzetto veloce, così almeno poi faccio qualcosina, visto che la mia mattinata è stata spesa all'famila. L'infermiera ha detto che qualcuno cerca la mona ieri sera. Ok, ho deciso di fare adesso la pizza, visto che questa sera sono a casa da sola, così poi mi guardo qualche serie TV in sala con la pizzona. E dietro, ovviamente, direttive del Dani, sto preparando l'impasto. Lì ho messo acqua, lievito e sale, ora aggiungo la farina. La difficoltà è che ho tipo quella bilancia, quindi non è molto facile misurare le cose. E niente, adesso preparo l'impasto, lo lascio un attimo lì e poi inizierò a fare le pieghe. Allora, Dani sta cercando di aiutarmi dandomi passo per passo quello che devo fare. E metti l'olio, ungiti le mani, stacca l'impasto così almeno le pieghe vengono meglio. Io sto recependo il 10% di tutto quello che mi sta dicendo e di quanto si sta impegnando per aiutarmi. Quindi io mi impegno, ma non so, non garantisco sul risultato. Allora, dobbiamo fare le prime pieghe. Cioè, Dani trova tutti i modi più... Partiamo malissimo, più complicati per farmi fare le cose. Lui dice per non sporcare, però vabbè, vediamo cosa salta fuori. Forse ho esagerato anche con l'olio. Mi viene da ridere. Bello che mi sta scrivendo in questo momento, ma tanto io ormai ho incominciato. Quindi quello che sarà, sarà. Ho decisamente esagerato con l'olio. Poi diceva di fare così. Daniele, ti sto odiando in questo momento. Ma io posso fare queste cose? Guarda. Ce l'abbiamo fatta, forse. Caffettino in balcone e mi godo questa giornata. Intanto che aspetto che lieviti l'impasto da far poi le altre pieghe, sto stendendo i panni. Allora, mi sono munita del mio pacco di fazzoletti, ho preso quella cosa che vi dicevo, vedere se mi aiuta un po' a stappare il naso e ora mi riposo un pochettino. Tisanina bella calda. Oggi in realtà era una bella giornatina calda calda, ma ora che è andato via il sole effettivamente non fa più così caldo, poi io non sono molto in forma, quindi questa mi aiuta un pochino, spero. È arrivato il momento di stendere il mio panetto sulla teglia. Sembra che sia venuto molto bello. Andiamo. Ecco qui, ho steso la pizza, adesso la lasciamo un'oretta, meno di un'oretta così, e, in forno spento. E poi dopo andiamo a mettere il pomodoro e a mettere in forno. Pronta a mettere la salsa. Dani nel mentre si è fatto una pizza e l'ha già anche mangiata, io sono ancora qua. Allora, ho appena infornato, vediamo, c'ho famissima, sono già le 20:08. La mia pizzona sta uscendo benissimo. Ok, la metto solo giusto gli ultimi minuti col forno spento e così si scioglie la mozzarella. Cioè, guardate che meraviglia la mia pizza. Sono o non sono stata bravissima?
Comunque la pizza era buonissima, ce ne ho avanzato solo tre pezzettini che mi tengo per magari domani, i prossimi giorni, perché io me la sarei anche mangiata tutta, figuriamoci, però non volevo esagerare. Adesso vado a provare uno di questi dolcetti al burro agli arachidi che arrivano dal Brasile. Mi ha detto la mamma della mia amica che mi era portata una loro amica appunto dal Brasile. Oddio, ma che strani, sono morbidi. Passocchigna. E poi c'è anche questo bananina paraibuna. Ma penso che proverò questa qua che ha detto che è buonissimo. Allora, l'ho distrutto schiacciandolo. Ma io non potevo pensare che era così morbido. Ha una consistenza stranissima. Tipo, non so se si nota, quasi sabbiosa. Ma è stranissimo. Perché non so descriverlo. Cioè, il burro d'arachidi si sente tantissimo. Ma sento, percepisco anche tipo una nota molto salata. Mamma mia. Stra particolare. O troppo strano. Non so come descriverlo. Mi è caduto. Comunque, dicevo, non voglio sapere quante calorie ha questo coso qua. Comunque è troppo strano. Buono. Niente, io mi sono già messa in modalità pigiama e mi sa che tra poco crollerò, guarderò un po' di serie TV e poi crollerò perché sono abbastanza cotta. Non prima però di aver finito la mia tisanina. Io pronta per andare a dormire, ho giusto avuto un po' di lotta con una cimice che purtroppo speravo di non vederle qua a Treviso perché a Padova non ce ne sono, ma ce sono qua a Treviso, quindi vabbè. Ho lottato un attimo con una cimice e adesso sono pronta per andare a dormire. Quindi qui vi lascio i miei social, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like a questo video. Noi ci vediamo domani, ciao!